Oggi parliamo della funzione logaritmo del campo di stress. Ragazzi, abbiamo visto la settimana scorsa che la funzione esponenziale è periodica di periodo 2 più greco i, e quindi di questo abbiamo visto che per questo motivo la funzione non può essere invertibile, d'accordo? Facciamo questa considerazione. Indichiamo con S0 Z uguale a X più Y appartenente a C, tale di X appartiene a delta e Y è maggiore di meno Y greco e meno uguale a Y greco. S0 sto indicando questa striscia del piano completo. I punti x y, sapete che x appartiene a delta e y è compreso, è maggiore o uguale di meno pi greco, è maggiore, scusate, di meno pi greco e minore o uguale di pi greco. Quindi questa retta appartiene ad S0, questa invece quest'altra retta è esclusa. Consideriamo la restrizione dell'esponenziale ad S0, quindi a z uguale a x più y appartenente a S0 associa l'esponenziale di z uguale a x coseno di y più i seno di y appartenente a C. Ricordate? Abbiamo dimostrato che l'esponenziale non c'è nulla male, quindi è una questione medica che ci sta. Vogliamo dimostrare che questa applicazione è, quindi questa è S0, questo è C, C a cui abbiamo tolto l'origine. Vogliamo dimostrare che la restrizione esponenziale a S0 è un'abiezione tra S0 e C*. Devo stare questo risultato, d'accordo? Quindi dobbiamo far vedere che l'applicazione è iniettiva e suggettiva. Iniziamo a far vedere che l'applicazione è iniettiva. Prendiamoci gli elementi di S0, ossia Z1 uguale a Y1 più Y1 con 1 e Z2 uguale a Y2 più Y con 2 appartenenti ad S0, tali che E alla Z1 uguale a E alla Z2. Prendiamoci gli elementi di S0 che abbiano la stessa immagine attraverso la funzione esponenziale e facciamo vedere che Z1 e Z2 sono uguali. Questo cosa vuol dire? Che Z1 uguale a X1 più I più Y con 1, Z2 uguale a X2 più Y con 2 elementi di S0 e E per l'unità dell'esponenziale divido ambi i membri per E alla Z2 e alla Z1 diviso E alla Z2 viene proprio E alla Z1 meno Z2 è uguale, perché abbiamo visto che
l'esponenziale con tutte le proprietà di calcolo che avete visto, l'esponenziale di un calcolo. Questo è la metà sì. Allora, x con 1 e x con... Cosa sono detto sui punti appartengono a S0? Quindi x con 1 e x con 2 sono due numeri reali. Y con 1 e y con 2 sono due numeri maggiori meno pi greco e meno uguale di pi greco. E chi è elevato a z1 meno z2? Questo è elevato a x con 1 meno x con 2, che moltiplica il coseno di x con 1 meno x con 2, qui seno di x con 1 meno y con 2, uguale a 1, per definizione di esponenziale. Guarda. Vediamo anche, scusa, puoi chiedermi la finestra? Grazie. Questo è volente a scrivere. Il 2 x con 2 appartengono ad R. Il fronte 1 e y con 2 sono maggiori meno pi greco che non uguale di pi greco. Questo cosa vuol dire? Che è elevato a x con 1 meno x con 2 è il coseno di y con 1 meno y con 2 uguagliando le parti reali e le parti immaginarie uguale a 1 ed è x1 meno x con 2 per il seno di x con 1 meno y con 2 è uguale a 0. D'accordo? Qui uguagliato le parti reali e le parti immaginate. La parte reale di 1 è 1, la parte immaginata è 0. Questo volete a scrivere quindi che x1 x con 2 appartiene alla terra. X con 1 e x con 2 maggiore di meno pi greco meno uguale di pi greco. E all'x con 1 meno x con 2 coseno di y con 1 meno y con 2 uguale a 1. Ragazzi, questo è all'x con 1 meno x con 2 per il seno di y con 1 meno y con 2 è uguale a 0. Siccome l'esponenziale non si annulla mai sul campo reale, questo vuol dire che il seno è uguale a 0. Non è che si annulla il seno in k pi greco. A quanto noi siamo andati a scrivere che y con 1 meno y con 2 è uguale a k pi greco, cioè che k appartiene a z. D'accordo? Da qui. D'altra parte, ragazzi, guardate, se k è dispari, d'accordo? Il coseno di k pi greco, k è dispari, è un numero negativo, è meno 1. D'accordo? Siccome se l'esponenziale sempre positivo, questa reazione non è soddisfatta. D'accordo? Quindi l'unica possibilità è che k è pari. Allora k è pari, il coseno vale 1, quindi questo lo andiamo a scrivere. E x1 e x con 2 appartengono a 2. Y con 1 e y con 2 è maggiore o meno di 2. Quindi y con 1 meno y con 2 è uguale a 2k pi greco, quale qui k appartiene a z. Chiaro questo fatto? Perché devo mettere pari? Perché se questo è dispari, il coseno vale meno 1 e quindi la relazione non è soddisfatta. Quando k è pari, questo vale 1 e quindi questo è perché è alla risposta, l'x con 2 è uguale a 1, sono 86 x con 1 è uguale a e uguale a x con 2. D'accordo? Quindi questo posso scrivere tutto, guardate. Y con 1 è uguale a y con 2 più 2 tanto. Y
D'accordo? Allora, ragazzi, guardate, di che sto cercando adesso? X con 1 uguale x con 2, prima cosa. E inoltre, y con 1 uguale y con 2 più 2k, quindi, ma y con 1 e y con 2 si devono trovare in questa striscia che ha giusta altezza 2, 2 pi greco, questa striscia. D'accordo? Quindi l'unica possibilità che avete qui è che k sia uguale a 0. D'accordo? Perché se k, se prendete k diverso da 0, non è possibile che tra due, che y con 2 e y con 2, questi due punti devono stare nella striscia. D'accordo? E questo non è possibile perché se y con 2 sta nella striscia e ci sommate 2 pi greco, uscite fuori, se y con 2 sta almeno più del pi greco e gli sommate 2 pi greco, uscite fuori di questa striscia. D'accordo? Vediamo qua la striscia. Sì. Y con 1 è uguale a y con 2 partendo da y con 2 è uguale a y con 2 partendo da l'esame meno pi greco. Chiaro qua ragazzi, l'unica possibilità che k uguale a 0, perché avete questo vincolo, io sono 1 e io sono 2, devo stare, deve essere stare in intervallo meno pi greco. D'accordo? Quindi vedo funziona, dove ho ottenuto che z1 è uguale a z2. Questo è la tastina z1 è uguale a z2. Quindi la restrizione dell'esponenziale S0 è un'applicazione iniettiva. Posso cancellare? Mi trovate? Facciamo dire che adesso l'esponenziale scritto per questo 0 è su e surriettiva su C star. Cosa vuol dire surriettivo su C star? Che comunque prendo un elemento di C star, d'accordo? Questa immagine dà la vita esponenziale all'elemento di S con 0. Sia W a V appartenente a C star. Questo è W a V. D'accordo? Ma come posso scrivere W a V? W a V lo posso scrivere in coordinate polari. Quindi posso scrivere come il modulo del più a V delta con delta appartenente a meno 3, ripeto, non è altro che l'argomento principale di tutto. Ma ragazzi, cosa dobbiamo risolvere? Cosa vuol dire che studenti che entro un elemento di S0 tale che E Z, tale che E alla Z è uguale a W. Quindi domanda, quindi questo. Esiste Z uguale a Y
più x appartenente ad S0, tale che E alla z è uguale a doppia v. Mi ricordo che alla z uguale a doppia v. Questo è quanto a scrivere questo. E alla z che E alla x possiamo dire più y seno di y uguale doppia v. Ma questo è chi è, ragazzi? È scritto in coordinate quali? Questo è altro. E alla x y uguale, in modo che tutti possano ricordare quale doppia v, d'accordo? E c'è quello da scrivere. Ragazzi, vedete, divide perché ho preso questo elemento diverso, sta in C star, quindi questo è diverso da 0, d'accordo? Questo è scritto e alla x y diviso doppio v delta è uguale a 1. Ma questo è da scrivere, questo è il rapporto tra due numeri complessi espressi in forma polare e alla x tratto doppio v per y meno delta è uguale a 1, d'accordo? Questo è il castigo e allora si tratta in modo di doppio V, così è il giusto meno teta, quindi se il giusto meno teta è uguale a 1. Ragazzi, questo è quello da scrivere. Ragionando come abbiamo già ragionato prima, il casco dell'identità, come si fa? Questa qua, eguagliando le parti, la parte reale e le parti immaginarie, vi fate il conto, le faccio più conto. Si ragiona come abbiamo fatto prima. Questo è da scrivere, quindi e alla x uguale al modulo di più v e y uguale a y uguale a teta. Rivedete i conti, il stesso che abbiamo fatto prima, lo stesso ragionamento. E questo è da scrivere che x è uguale a logaritmo del modulo più a v e y è uguale a teta. Chi abbiamo detto? Teta è l'unico elemento appartenente a meno pi greco pi greco, tale che dopo lo scrivete con il modulo più a v teta. Quindi l'argomento principale quindi ragazzi abbiamo risolto la nostra equazione e alla z voi cosa fa? Volete cercare z tale che doppio v è fissato, volete cercare z tale che e alla z sia uguale a doppio v. Chi è la z? Questo è da scrivere, quindi che z è uguale a x più y z, d'accordo? Quindi sarebbe logaritmo nel modo di doppio v più i l'argomento di doppio v appartenente a S con 0. Quindi fissato doppio v appartenente a C star. Avete trovato un z appartenente a S con 0. E z che è proprio il logaritmo del modulo doppio v più l'argomento doppio v appartenente a s con 0, tale che l'esponenziale di z mi dà
W. D'accordo? Quindi viene dimostrato che l'applicazione è su di T. D'accordo? Posso lanciare questo? L'ultimo passaggio hanno fatto questo qua, ma ripetete i conti, sono gli stessi conti che avete fatto. Che avete fatto qui. Imponendo ragazzi che Z sia. Sì, posso lanciare tutto questo? La restrizione esponenziale a s con 0 è un'applicazione iniettiva ed è surriettiva su C star e quindi l'applicazione e quindi è un'abiezione. Quindi viene dimostrato che è un'abiezione. D'accordo? Allora, come definiamo il logaritmo? Il logaritmo principale per definizione è l'inversa della restrizione di l'esponenziale ad s0. Allora, l'esponenziale è un'abiezione e quindi è invertibile. La sua inversa chiama logaritmo principale e si denota con log, con l'L maiuscolo. E come chi è log quindi? Che è logaritmo principale? Prendo, dove sta, dove finita? Il logaritmo principale. Allora, l'esponenziale, la restrizione esponenziale S0 definito S0 e a valori sul C star. Quindi l'inversa è definita sul codominio, sul C star e a valori su S0. Quindi il logaritmo. Ti prendo un punto W che me lo scrivo in coordinate polari. Il modulo di W, l'argomento principale di W. E chi gli associo? Gli associo quell'unico elemento di S0, quell'unica Z appartenente a S0, tale che E alla Z mi dà W. Questo elemento esiste perché l'applicazione è surriettiva. È unico perché la restrizione esponenziale S0 è iniettiva. E chi è questo elemento? Abbiamo calcolato prima. Mi associo il logaritmo di W uguale per definizione logaritmo del modulo di W più l'argomento di W appartenente a S0. È chiaro ragazzi? Come è definito? La funzione logaritmo principale. Quindi prendo W appartenente a C star e gli vado ad associare con l'unico elemento Z appartenente a S0, tale che l'esponenziale Z mi dà W. E chi è Z in termini di W? L'abbiamo calcolato prima e poi è uguale. Se W lo scrivi in coordinate polari è uguale al logaritmo del modulo T più l'argomento di W. Ragazzi, invece di se W invece di chiamarlo W lo chiamiamo Z, e il logaritmo a Z uguale il modulo di Z l'argomento di Z associa il logaritmo di Z uguale il logaritmo del modulo di Z più il. Allora ragazzi, quello che ho detto qua
non vi è uscito qua dove sta W, sta in C star. Vettore 1, quindi il modulo di z è diverso da 0, quindi è senza calcolarsi il logaritmo. D'accordo? Allora, prima osservazione. Supponiamo che z, quindi il logaritmo è definito in c star. Supponiamo che z si trovi sul semiasse reale positivo. D'accordo? E z è uguale a x maggiore di 0. Questa è la vostra azione. D'accordo? In questo caso il logaritmo di z è questo uguale. Quanto è l'argomento principale di z? 0. Quindi questo viene 0. Il modulo di z chi è? È proprio z, che è uguale a x. Quindi viene il logaritmo di x. Quindi la restrizione del logaritmo principale a 0 più infinito coincide con il logaritmo definito su 0 più infinito. La restrizione del logaritmo da 0 più infinito coincide con il log definito su 0 più infinito. Poi vediamo un po' la continuità della funzione logaritmo. Ragazzi, ricordate l'argomento di z è una funzione continua, l'argomento di z. Abbiamo visto questo all'inizio di questa parte di corso sulla resta di complessa. L'argomento di z è continua su tutto, dove è definita? L'argomento di z è definita su c star. Ed è continua dove? Su c star star. È continua su tutto il piano complesso, esclusa la semiletta, questa semiletta negativa uscente dall'origine. Ricordate? Perché se via prendo giunto qui su e fate tendere z a questo punto, muovendomi su questa retta, se venite dall'alto l'argomento viene pi greco, se muovete dal basso l'argomento va alto, tende a meno pi greco. Quindi la funzione argomento di z è continua su tutto il piano complesso, esclusa questa semiletta, quindi è continua su c star star. Quindi di conseguenza la funzione logaritmo è continua su dove toglie su tutti i piani su c star, escluso però quella semiletta, quindi sarà continua su c star star. La derivata del logaritmo principale. Sia z da 0 appartenente a c star star. D'accordo? E calcoliamoci il limite del rapporto incrementale. Calcoliamo il limite di logaritmo di z meno il logaritmo di z0 fratto z meno z0 per z che tende a z0. Questo posso scrivere come? Facciamo la sostituzione di un punto uguale a logaritmo di z, cioè il limite
di doppio a mu meno il logaritmo di z0 fratto e alla z meno e elevato a logaritmo di z0. Scusate, ma e alla doppia v. D'accordo? Per doppia v che tende a logaritmo di z0. Questo è uguale al limite per doppio v che tende a logaritmo di z0 di 1 fratto e a doppio v meno e logaritmo di z0 fratto doppio v meno di logaritmo di z0. Voce cos'è, ragazzi? Non è altro questo che è la derivata, la definizione di derivata dell'esponenziale del punto e elevato al logaritmo di z0. D'accordo? Quindi questo è il logaritmo di z0 uguale a 1 fratto z0. Quindi cosa vogliamo dimostrare, ragazzi? Che la derivata del logaritmo del punto z0 è uguale a 1 su z0 per ogni z0 appartenente a c star star. La derivata del logaritmo di z è uguale a 1 su z per ogni z appartenente a c. Quindi la funzione logaritmo è definita su c star, è definita su c star, ma è continua ed analitica su c star star. D'accordo, ragazzi? Quindi che questo sia ben chiaro, il logaritmo principale non è l'inverso dell'esponenziale, non è la funzione inversa dell'esponenziale, perché l'esponenziale non è una funzione invertibile, d'accordo? È l'inversa della restrizione esponenziale alla striscia S0. Ragazzi, io ho fissato questa striscia S0, ma avrei potuto fissare un'altra striscia qualsiasi di altezza 2π greco, nulla cambiato. Allora, ragazzi, indichiamo con SK uguale Z uguale a X più Y appartenente a C tale che X appartiene a me e Y è maggiore di meno pi greco più 2 kappa pi greco meno uguale pi greco più 2. Però il K appartenente a Z. D'accordo? Quindi per esempio chi è S1, ragazzi? S0 chi è? Se K uguale a 0 ottenete proprio la striscia che abbiamo indicato con S0. Se K è uguale a 1, che cosa ottenete? La striscia che va da pi greco a 3 pi greco. D'accordo?
questa è sicura, e così via di seguito, a salire e a scendere. Ragazzi, cosa posso fare io? Qui dobbiamo considerare l'estrizione dell'esponenziale ad S0. Invece di considerare l'estrizione esponenziale S0, posso considerare la restrizione esponenziale alla striscia S tau. Così S tau, tale che a 0 uguale a x più u appartenente a SK associa e alla z uguale e alla x così il gruppo più t sia il gruppo appartenente a ci sta. Ripetendo gli stessi discorsi di prima, si dimostra che questa funzione è un'abiezione. È un'abiezione, d'accordo? Tra SK e C star. Quindi posso considerarmi l'applicazione inversa, d'accordo? E quindi non avete, quindi e quindi è invertibile sia FK la sua inversa. Quindi FK dove è definita? FK dove è definita in C star. Quindi W uguale il modulo di W. L'argomento di doppio V appartenente a C-star gli associa, chi gli associa? Gli andrà ad associare quell'unico elemento in SK tale che se faccio l'esponenziale di questo elemento lo torno su doppio V. Se rifate i conti, questo elemento chi sarà? Sarà chi? Logaritmo nel modulo di doppio V più I l'argomento principale del W più 2k appartenente ad SK. Mentre se quando k vale a 0 potete l'argomento W soltanto in argomento W che state in S0. D'accordo? Per esempio K uguale 1 ottenete I l'argomento W più I 2π greco. Devi prendere questo punto e traslarlo di 2π greco verso l'altro. D'accordo? Questo non lo potete scrivere pure. Invece come il logaritmo principale di W più I 2K π greco. Perché questo, tutta questa parte qui è l'ovetto principale di W più I 2K π greco. D'accordo? Ragazzi, state attenti che se fate la restrizione di questa funzione a l'intervallo 0 più infinito aperto, non ottenete più il logaritmo sull'asse reale. D'accordo? Che cosa ottenete per esempio? Ottenete, se prendete per esempio k uguale a 1, se w è uguale a x maggiore di 0, avete il logaritmo di x più I l'argomento di x che vale 0, però avete più 2π greco I. D'accordo? E non vi dà più la restrizione del logaritmo sull'asse reale. Quindi l'unica che vi dà tra tutte queste funzioni inverse, l'unica che vi dà, che ristretta all'asse, all'intervallo 0 più infinito, vi ridà il logaritmo sull'asse reale, e la funzione logaritmo principale, la log con L maiuscolo. D'accordo? Poi ragazzi, una cosa, quando riguarda la derivata, quando è la derivata di FK? FK anch'essa è una funzione
devia su ci star e continua su ci sta star. FK è su ci sta star. Quando va la derivata di FK, ragazzi, guarda la derivata FK differisce dal logaritmo principale per una costante additiva. Quindi la derivata, la derivata del logaritmo principale più la derivata della costante che fa 0, quindi la derivata è la stessa. Quindi avete la derivata di f' di k z è uguale a 1 z, però z è sta. Ragazzi, con questo simbolo log a z appartenente a c sta stata, cioè la funzione che z appartenente a c sta associa il logaritmo del modulo di z, quindi l'argomento di z più 2k k a z. Se la tende, ragazzi, quando uso il simbolo l minuscolo sto intendendo la funzione che a z appartenente a c sta, chi li associa? Il logaritmo del modulo di z più i l'argomento di z più 2k a t, un k appartenente a z, quindi la funzione log non gli sta associando un numero, non gli sta associando un numero complesso a z, ma gli sta associando un insieme. Quindi l'immagine è un insieme, è l'insieme degli fk di z con k appartenente a z, con k appartenente a z insieme ai numeri relativi. Quindi state attenti, ragazzi, questa è una funzione poligroma. Voi finali siete visto che cosa è una funzione, che elemento di un insieme gli associa un unico elemento di un secondo insieme. Invece questo cosa fa? Ha un elemento di un insieme, gli associa un altro, gli associa un insieme. D'accordo? Grazie, riepilogando. Chi è? Facendo due figli, cosa abbiamo fatto? Abbiamo considerato, abbiamo visto la funzione esponenziale non è invertibile, perché periodica di periodo 2 pi greco i, e quindi non può essere, non è invertibile, quindi non può ammettere l'inversa. Abbiamo considerato la restrizione esponenziale alla striscia S0. Questo abbiamo visto una funzione, un'abiezione tra S0 e C star. La sua inversa l'abbiamo chiamata funzione logaritmo principale. Abbiamo denotato con log con L maiuscolo. Abbiamo visto questa è una funzione definita su C star, continua e derivabile su C, quindi analitica su C star star. La derivata vale 1 su Z. La restrizione di questa funzione alla semiletta x maggiore di 0 coincide con il logaritmo definito su R. Vedete, vabbè, questo discorso si può ripetere su ogni intervallo, su ogni striscia di altezza 2 pi greco. Per indicare con SK le strisce di altezza 2 pi greco tale che x appartiene ad R, y è compreso tra meno pi greco più 2k pi greco e pi greco più 2k pi greco. Abbiamo visto che la restrizione dell'esponenziale a queste strisce è un'applicazione obiettiva tra SK e C star. D'accordo? Quindi abbiamo la, quindi ammette inversa, l'inversa abbiamo chiamata con FK. Abbiamo visto chi è FK, abbiamo detto chi è FK, e abbiamo visto la funzione FK che continua su C star star, è analitica su C star star, e la sua derivata vale proprio è la stessa derivata del logaritmo principale di z. Poi abbiamo introdotto alla fine un'altra funzione, la funzione log con L minuscolo, tale che chi è a z appartenente a c star, chi li associa? Li associa tutti gli fk di z, cioè togliamo con doppia con la variabile, li associa il valore che sta in s con 0, li associa il valore che sta in s con 1,
il valore che sta in S con 2, così via, tale che l'esponenziale in questi punti vale doppio. Questa funzione viene chiamata logaritmo di logaritmo di z, che è una funzione definita in C-star, ma in cui l'immagine di z tramite questo logaritmo non è un punto, ma è un sottoinsieme di C-star, sottoinsieme numerabile di C-star. Ok. La funzione potenza. Si alfa un numero complesso. La funzione z all'alfa è definita. La z appartenente a C star associo z all'alfa uguale. La definizione è all'alfa logaritmo di z. Anche questa, ragazzi, è un'applicazione polidroma, d'accordo? Perché il logaritmo di z non è un numero, ma è un insieme. Questo è chiaro. È all'alfa logaritmo principale di z, facciamo così, logaritmo del modulo di z, più l'argomento di z più il periodo di campo di z. Quindi ogni z non gli associa, non gli associa un valore, ma gli associa un sottoinsieme di c. Alfa è un numero naturale, alfa è uguale a n appartenente ad n. Calcoliamoci z alla n, chi è? L'insieme è alla alfa il logaritmo del modulo di z. Allora, ragazzi, questo viene più alfa i l'argomento di z più n, scusate, alfa vale n logaritmo del modulo di z più n i l'argomento di z più i n 2 2 k di z, k appartiene l'esponenziale, perché c'è l'esponenziale, la funzione periodica di periodo 2 pi greco i. Quindi, ragazzi, nk, n per k è un numero relativo,
Quindi cosa sostituisco? In questo punto più i 2 pi greco per un numero relativo, perché l'esponenziale è però il periodo del pi greco i, questo è altro e è alla n il logaritmo di modulo di z più n i l'argomento di z. Vi trovate? Perché l'esponenziale è la funzione periodica di periodo 2 pi greco i, e in questo caso nk è un numero relativo. Questo è il posto di A. Per la probabilità dell'esponenziale, questo è elevato a, ragazzi, questo posso scrivere come il logaritmo modulo di z alla n per elevato a i n l'argomento di z. Li trovate? Ma questo è uguale al n logaritmo del modulo di z alla n, non è altro che il modulo di z alla n elevato a i n l'argomento di z, per definizione esponenziale che è il coseno di n l'argomento di z più i il seno n l'argomento di z. Ma questo è chiaro, ragazzi, tutti in coordinate polari, il modulo di z alla n per n volte l'argomento di z. È proprio la funzione potenza che avete introdotto, abbiamo introdotto all'inizio del corso. Quindi ragazzi, quando n è un numero naturale, z alla n non è più, è costituito da un solo elemento, quindi la funzione non è più polidroma, d'accordo? È costituito da un solo elemento, e chi è questo elemento? È proprio il numero complesso che ha per modulo il modulo di z alla n, per l'argomento n volte l'argomento di z, ed è la funzione potenza che abbiamo introdotto all'inizio del corso. Pensiamo il caso in cui alfa è uguale a 1 su n, quindi z alla 1 su n chi serve? È elevato a 1 su n logaritmo del modulo di z più l'argomento di z più 2k fratto n. Vedete qua, alfa è uguale a 1 su n, ragazzi. Questo che è proprietà esponenziale elevato a 1 su n il logaritmo del modulo di z elevato a i l'argomento di z più 2 di k più 3 fratto n un k fratto n. È elevato a 1 su n logaritmo di z, non è altro che la radice ennesima del modulo di z. Questo, ragazzi, poiché sempre la funzione è periodica di periodo 2 pi greco, non occorre prendere k appartenente a z, basta prendere i valori k uguale 0 1 fino a n-1, perché poi tutti gli altri, prendendo k per valori diversi, trovate i valori che avete già assunti precedentemente, d'accordo? Questo è ciò, quando abbiamo visto questo abbiamo introdotto la radice.
Quindi questo in effetti è E elevato a I l'argomento di zeta più 2 K ripreso KR con K uguale 0, 1 e meno 1. Per esempio, ragazzi, o prendete qui K uguale a 0 o prendete K uguale a N, questo valore è lo stesso in virtù della periodicità dell'esponenziale, che è una funzione di periodo di pi greco i. O prendete n k uguale a 1, o prendete k uguale a n più 1, è la stessa cosa, questo valore è lo stesso, d'accordo? Fate un conto. Quindi questa è la finalità che è radice ennesima del modulo di z per il cosino che l'argomento di z più 2 alfa più 3 l'argomento più i il seno l'argomento di z più 2 k più 3 più alfa n con k uguale 0 1 n meno 1. E questo non è altro, ragazzi, che riesce a essere il modulo di z l'argomento di z più 2 k più 3 fratto n con k uguale 0 1 n meno 1. E questo è un altro che abbiamo definito, non è altro per definizione la radice ennesima di z. Ricordate così, per definire la radice ennesima di z, per definizione questa è la radice ennesima z, d'accordo? Ragazzi, invece in tutti gli altri casi z alfa ammette è un insieme, assume un insieme numerabile di valori, quindi epilogando questa è la definizione di z all'alfa. Mi fisso un alfa, un numero complesso alfa, prendo z diverso da 0, z all'alfa per definizione è elevato ad all'alfa al logaritmo di z. Questo ha perfettamente senso, che è la definizione di z, e questa è una funzione polidroma perché il logaritmo assume, l'immagine logaritmo non è un numero, non è un numero complesso, ma è un suo insieme. Beh, sappiamo cosa succede nel caso in cui alfa è un numero naturale. Nel caso in cui alfa è un numero naturale, z alla n assume un solo valore, e chi è il valore? È il numero complesso che ha per modulo il modulo di z alla n, per argomento n volte l'argomento di z, e coincide con la funzione ipotesi per introdurre all'inizio del corso. Se alfa è uguale a 1 su n, z è 1 su n è ancora una funzione polidroma, però non assume infiniti valori, assume giusto n valori. E chi sono questi valori? Sono i numeri complessi che hanno per modulo la radice ennesima del modulo di z. L'argomento di z più 2k prima fatto n con k che sono valori 0, 1, n meno 1. E questo è altro che la radice ennesima di z che abbiamo introdotto all'inizio del corso. Se alfa è diverso da questi casi, allora la funzione potenza assume un'infinità numerabile di valori. Per ogni z alfa assume un'infinità numerabile di valori. Ultima cosa. Dentro k uguale a 0, d'accordo? Mi sale k uguale a 0, e quindi finite
z alfa, prendete soltanto il valore che ho segnato il campo uguale a 0. D'accordo? E calcolatevi la derivata. E la derivata è uguale proprio ad alfa per z all'alfa meno 1. Grazie, ci muoviamo di intervallo.